Un giorno, raga. Porca vacca. Che sciallo. Ho dormito anche bene, raga. Ripigliarmi un attimo. Poi iniziamo con gli stickers. Vai, vado un secondo a casa a lavarmi e poi si parte, va bene? Allora, continuiamo con la X. Prima parte fatta. Ok, vai col blu. Questa è fatta. No, raga. No, sono un coglione, non mi è mai successo. L'ho fatto scalato di uno in là. Non ci che. Ah, raga, devo togliere tutto. Ah, il bello della diretta, eh. Oh, tutto risolto, raga. Allora, no, la sorpresa è per tutti. Ripetiamo i premi che sono in palio grazie agli obiettivi. Il premio dei 5.000, che quindi estrarrò un nome tra i primi 5.000 che hanno contribuito, darò la possibilità. Molti di voi lo sanno già in realtà, a uno di voi di venire fisicamente a Ferrara e propriamente in questo esatto posto a vedere il pannello dal vivo. Sarà la prima persona al mondo, dopo di me, che vedrà il pannello in questo stato, ma avrà tutto spesato da me, quindi viaggio e pranzo barra cena in base all'orario in cui gli è più comodo, e in più gli darò anche la possibilità di portare un amico, quindi in realtà saranno due persone. E basta, questo è il premio per i 5.000. Mentre per i 10.000 il premio è un po' più particolare. Infatti io regalerò alla persona che verrà estratta per i 10.000 200 sticker omaggio, cioè quella persona potrà attaccare 200 stickers dove vuole a partire da domani. Tra l'altro vedo che siamo a 12.285 sticker spesi, quindi stiamo letteralmente volando, raga. Mentre vi spoilerò già che il prossimo obiettivo che sbloccheremo corposo sarà ai 20.000, e ai 20.000 ci sarà in realtà un regalo sia per una persona che per tutti, quindi sarà un regalo per tutta la gente che ha contribuito e in più per una singola persona che verrà estratta. Quindi ogni obiettivo, raga, esageriamo sempre di più. Il vincitore del premio dei 5.000 è Nardin Michele 49 chiocciola, vabbè, non vi dico tutta la mail, se non li scrivete. Nardin Michele 49 ha vinto il premio dei 10.000, 200 stickers in regalo, ha vinto Federica.apicella94. E se non sbaglio, è la stessa che ha fatto Bubble Puzzle. Mi sembra di ricordarmi. Potrebbe essere lei. Mi ricordo una Federica, ha vinto lei. Complimenti. Ha fatto anche Tetris, è lei, vero? Ci è andata anche bene allora. È una persona che ha fatto dei dipinti belli. Edo è l'informatico, nonché amico, nonché braccio destro, che sta dietro al muro in background. Mi ha aiutato a programmare il sito. Per animare la live, per dare un suo contributo, ha deciso di comprare una griglia con 6 spazi, 7 spazi alla base e 6 spazi in altezza, quindi 7x6, per giocare a Forza 4. Ok, stanno aumentando gli stickers, quindi mi immagino che state già prendendo i tasselli, le pedine. Tra l'altro, raga, piano piano che li metterete, io il primo che fa Forza 4 andrò a vedere chi ha messo la casella. Cioè, chi ha messo le 4, li andrò a vedere. Oh, raga, siamo a 13.000 o sbaglio? Quest'oggi abbiamo stracciato l'obiettivo. Da 12.000, che era l'obiettivo, siamo arrivati a 13.000 e stamattina, raga, eravamo a 10.000. E vi dico già, l'obiettivo di domani a questo punto sarà fissato a 15.000, per forza, almeno 2.000 in più. Stiamo andando davvero alla grande, 13.000 è tanto. Sono contento, sono davvero contento. Dai, dai, che ce la facciamo tutti insieme. Bene, raga, buonanotte. Notte a tutti.